Buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video, siamo una bellissima campagna a dare qualche bello, guarda, ammirate qui, stiamo immersi nella natura il glacius giallo rosso è pronto per domani, per questa ennesima battaglia dopo due bellissime vittorie consecutive a domani andiamo a giocare sul campo del Cittadella diciamo un campo che i tifosi del Cesi conoscono bene conoscono bene, che abbiamo picchiato e mazzato mazzato negli ultimi anni, quindi un campo molto ostico una squadra molto forte che è arrivata sempre nei playoff, off finali, semifinali ha fatto di tutto negli ultimi anni, quindi una squadra è Quest'anno è partita anche abbastanza bene contro tre vittorie e due sconfitte, c'è un punto in più di noi, quindi sarà un bel big match della, della Serie B. Ovviamente speriamo di fare 3 su 3, di vincere come Sant'Oronzo, craiamo un fa Sant'Oronzo delle vittorie. La rapida abbiamo fatto Sant'Oronzo delle gol. Domani m'ha fa Sant'Oronzo delle vittorie, tre vittorie consecutive. Quindi mi raccomando Sant'Oronzo, aiutani di. E domani andiamo ad asfaltare finalmente questo cazzo di campo. Che mi sa che non vinciamo da un bel po'. Non vorrei dire una puttana. Da un po'. Mi sa che l'ultima volta abbiamo pareggiato. Poi mi ricordo un 4-1, 5-1, un 3-1. abbiamo bigliate e mazzate sempre. Per quanto riguarda la formazione, a quanto ho visto dovremmo giocare con la stessa identica formazione che abbiamo giocato, che abbiamo sconfitto. Il Crotone, secondo me. Potrebbe esserci un cambio sulla destra per Calabrese, potrebbe giocare a posto di Gendre non lo so, vedremo, probabilmente giocherà Calabrese a posto di Gendre ed eventualmente Maier potrebbe giocare al posto di Elgason, come dubbi secondo me, Poi per il resto dovrebbe essere quella la formazione, diciamo affermata, ma secondo me quella sarà, eh. anche se io preferirei più Barrega a Gallo sulla sinistra, eh, però ancora, sicuramente Barrega deve ancora recuperare, quindi ci vorrà tempo. Anche perché quando è entrato l'altra volta, con il Benevento, gli ultimi 20 minuti ha giocato anche abbastanza bene. Si è visto che ha dei buoni piedi. Calabrese è forte, secondo me. Però Progendri ha giocato benissimo, è stato migliore in campo, il colone. E sicuramente il mister vorrà dargli fiducia. Mi raccomando, Baroni, fate capire. Inizia a parlare in una lingua leggermente... Dicevo, ma dire... Se capisce, eh? Magari passa all'inglese. No, forse all'inglese c'è tempo. Passiamo adesso all'arabo. Quindi poi dall'arabo piano piano scenderemo finché parlerà in italiano, praticamente a fine campionato. Mi raccomando, domani voglio vedere un bel gioco, i giocatori che scappano, che fuggono, che sudano, che scasciano anche gli avversari e che giocano buono. Mi raccomando ragazzi, noi tutti noi tifosi leccesi vincitiamo vi e siamo sempre vicini a voi, sempre solo Forza Lecce e Baroni, mi raccomando, noi ti diamo fiducia, io ti do fiducia, speriamo di vedere, di giocare a calcio. Con il crotone qualcosina si è vista, qualcosina, non tanta però qualcosina si è vista e infatti quando si vede qualcosina noi vinciamo, quindi baroni mi raccomando fatti capire così noi vinciamo le partite perché abbiamo una squadra forte, non so se sono stato chiaro, penso di sì no baroni? Io vi saluto con il bellissime campagna del Salento, ci vediamo domani live reaction ore 14 sul canale youtube del Glacis Rosso. mi raccomando iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi. Vogliatemi bene, supportatemi, sopportatemi, fate quello che volete. Sempre sono Forza Lecce, Bari, Salerno, merda tutta la vita. A domani, ciao a tutti.